Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre a Carignano è in programma la 25esima Sagra del Ciapingabò, che offre la possibilità di gustare il caratteristico tubero cucinato con le ricette della tradizione e in inedite preparazioni. La conferenza stampa di presentazione della manifestazione si è tenuta a Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino. La sagra è nata agli inizi degli anni 90 da un'idea del Comitato Manifestazioni Carignanese, in modo assolutamente volontaristico e senza motivazioni scientifiche o economiche. L'Helianthus tuberosus o tupinambur, o in lingua piemontese Ciapingabò, venne scelto perché è l'ingrediente fondamentale nell'assortimento di verdura che accompagna la bagna cauda. Un modo semplice e immediato per coinvolgere il pubblico alla ricerca delle identità gastronomiche regionali. Questa sagra è anche l'occasione per venire a scoprire il vostro bellissimo centro storico. Sì, sicuramente è un'occasione importante sia per il commercio, ma per chi viene, anche perché scopre Carignano nei luoghi un po' particolari che ha. Bellissime chiese, bei palazzi e poi anche delle animazioni, dei concerti, insomma la possibilità di passare un bel fine settimana. Diciamo che è una possibilità di vedere qualcosa di diverso anche, perché concerti, ci sarà poi alla fine anche i fuochi artificiali fatti davanti a una chiesa storica di Carignano che abbiamo recuperato, ma vedrà anche delle cose particolari come una stalla preparata sulla piazza sotto l'ala, quindi una cosa molto particolare. Vedrà la transumanza, comunque le mucche che passano nel centro, che nelle nostre zone si vedono poco, ecco, forse si vedono più in montagna che non qui. Intorno a questo prodotto voi costruite tutta una serie di eventi in un intero fine settimana. Sì, sicuramente la sagra o la manifestazione attorno a questo tubero non poteva durare questi tre giorni. Attorno abbiamo fatto un bel contenitore di eventi che vanno dai bambini agli adulti, facendo cultura, facendo musica, facendo musica anche con i cori. E poi abbiamo portato, per la nostra fortuna, tutto questo mondo agricolo a Carignano, dove c'è una mostra di razza frisona e la transumanza. Quest'anno, aumentando tutto questo, perché sempre per dare un po' di novità al pubblico, questo concorso con l'alberghiero, questa zona dello show cooking, dove oltre all'alberghiero di Carignano ci saranno tantissimi chef stellati che verranno a presentare dei piatti inediti alla nostra sagra. Avete lavorato negli ultimi 25 anni sulla promozione del prodotto, sulla ricerca scientifica, però è diventato anche una filiera di produzione agricola. Sì, sicuramente si può fare di più su questo prodotto, perché siamo all'inizio di un lungo percorso. Io sono felice quando vedo anche in TV a parlare di topinambur per uso cucina. Manca qualcosa, perché bioetanolo, contiene molto inulina, secondo me si può fare molto di più con questo prodotto. Purtroppo per fare ricerca ci va disponibilità economiche che non si sono. Io spero che anche con questo giorno che siamo qua alla città metropolitana si riesca a convincere qualche persona a fare di più per questo tubero.